Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata. Oggi vi parlo di un gioco per iOS accessibile, creato dagli stessi sviluppatori di Crafting Kingdom. Si chiama Galactic Colonies, è gratuito, è disponibile da qualche mese, ma l'accessibilità è stata aggiunta recentemente. Gli sviluppatori hanno avuto bisogno di più tempo per completare lo sviluppo dell'accessibilità. È un gioco molto complesso, ci sono delle mappe, quindi non è stato semplice renderlo accessibile. Complimenti agli sviluppatori Metal Pop per esserci riusciti. In questo gioco dovete colonizzare dei pianeti. Vedremo come funziona. Vi ripeto il titolo, se potete cercarlo sullo store. Galactic, che era scritto così: Colonies di Metal Pop. Apriamo il gioco e vediamo come funziona. Apri Galactic Colonies. Galactic Colony. Questa è una versione beta di accessibilità. La modalità di accessibilità funziona, ma si potrebbe incontrare bug. Se vuoi segnalare un bug o un problema, non esitate a contattarci. Buon test di divertimento. C'è il gioco in italiano, la traduzione fatta Gioca. abbastanza bene. Gioca. Impostazioni. Impostazioni. Esci. Esci. Versione 1.25. La versione che è da Versione 1. 1.25. Esci. Vedete, qui già ci Contatto dice possibile. che l'accessibilità è ancora in beta e di segnalare eventuali bug che comunque ci sono, ma è possibile giocare senza particolari Gioca. problemi. Bottone. Impostazioni. Andiamo alle impostazioni. Impostazioni audio e video. Impostazioni Impostazioni gioco. gioco. Qui Bottone. possiamo scegliere. Deportato selected. Entriamo, vediamo. Possiamo Chiudi. scegliere Chiocciola G. Notifiche. le notifiche. Il gioco ti farà sapere quando ci sono eventi importanti che richiedono la tua attenzione. Puoi personalizzare le notifiche. Il pitcher chiede. Questa funzione non è ancora disponibile, ho provato, ma no, non mi viene chiesto di attivare le notifiche, quindi non so. Notifiche, chiocciola G trattino, chiudi. Probabilmente Contatto selected. sarà inserita più avanti. Chiudiamo. Chiocciola G Andiamo notifiche. indietro. Il gioco ti chiocciola G trattino basso, battone. Debo chiudi. Imposta audio e video. Battone. Andiamo audio e video. Deportato selected. Vediamo i 100%. volumi dell'audio, della musica. Togli non cacchiate. Video. Resa 60 fps. Qui Non possiamo cacchiate. scegliere il video, qualità video più elevata, ma a noi non Attiva questa interessa. opzione. Il gioco andrà a 60 fps invece di 30 fps. Il gioco acquista qualità 60 fps ma consuma anche più batteria. Consuma più Orientamento. batteria. Passa in modalità orizzontale o E poi verticale. possiamo cambiare Ora l'orientamento. resa video. Togli volume Andiamo 100 audio. indietro. Indietro. Chiudi. Impostazione audio e video. Account. Accessibilità. Account, che possiamo collegarsi con il Game Center per poi vedere le nostre classifiche e salvare progressi quando è già collegato. Vediamo le statistiche. Un settore completato e 5 pianeti completati. Questi sono i progetti di ricerca completati, 12. Il tuo ID giocatore. E poi c'è un ID del giocatore che serve ai server di Apple, probabilmente stati per scollegati. capire chi Account. siamo. Accedi per vedere indietro. Torniamo indietro. Chiudi. Impost audio e video. Account. Accessibilità. Possiamo attivare l'accessibilità, ma è già attiva, basta Contatto select. cliccare l'applicazione, farla partire e già riconoscerà che è attivo VoiceOver. C'è Come giocare? come giocare. Ti spiega come si gioca e per cambiare lingua e Informazioni. informazioni sul gioco. Saremo lieti di ascoltare le tue idee e il tuo feedback. Discord. Anche possiamo contattare Email. poi Bottone. per Ultime email modifiche. Vai su Reddit per vedere le ultime modifiche. gli Ultime modifiche. sviluppatori. Informativa sulla privacy. Hai tempo da perdere? Vai a leggere la nostra informativa sulla privacy. Ho tempo da perdere, vai a leggere le informative, Speriamo insomma, feedback. no. Indietro. Non ho tempo da perdere in questo momento. Torniamo indietro. Chiudi. Ok. Come giocare? Lingue. Informazioni. Lingue. Torniamo, Come chiudiamo le giocare? Audio impostazioni e e video. andiamo a Impostazioni. Chiudi. giocare. Impostazioni. Gioca. Gioca. Double tap to select. Settore 2. Cortesa alfa.
Settore 2. Livello 4, il nostro personaggio è a livello 4. Personaggio. Possiamo, entrando in un personaggio, vedere. Abilità, livello, statistiche, livello, XP, 726,1. L'esperienza che serve 726 su 1000. Ricompensa giornaliera. Qui possiamo ricevere una ricompensa giornaliera. Giorno 5 di 25. Premio Next impronto 08H44m17s. Fra 8 ore sarà pronta la prossima ricompensa. Possiamo avere una ricompensa anche aumentando di livello. Vedi. Classifica. Chiudiamo la classifica. La vostra posizione nella classifica globale è 57.378. Vedi tutto. La vostra posizione nella classifica settimanale è 1170. Vedi tutto. Vedi tutto. E qua sono le classifiche. Ok, torniamo livello, abilità, chiudi. Pianeta deserto Morrison. Pianeta deserto Morrison. Pianeta deserto. Pianeta tropicale Alleia. Battone. Double. Pianeta tropicale Dundel. Battone. Double tap tosse. Spazio non scoperto. Spazio non scoperto. Settore 2. Cortesa. Livello 4. Personaggio. 36. Negozio. Ricerca. Impostazione. Astronave colonia. Battone. Astronave colonia. Questa è la nostra astronave. Entriamo qui. Attiva astronave. Galaxy standard. Ci dice che astronave abbiamo. Chiudi. Astronave colonia. Questa è l'astronave della tua colonia. Usala per viaggiare e colonizzare nuovi pianeti. Quando scopri una stazione spaziale, puoi aggiornare la tua astronave o comprarne una nuova. Motori. Un motore più potente ti potrà far viaggiare tra i pianeti più rapidamente. Ci spiega che motori amo. Motori. Uno di cinque. Un solo motore. Moduli di atterraggio. Moduli di atterraggio. Uno di cinque. Più moduli di atterraggio ci sono nella tua astronave, più pianeti puoi colonizzare simultaneamente. Più moduli di atterraggio. Okay, torniamo indietro. Motori. Questa è la astronave con... Chiudi. Attiva astro... Chiudi. Astronave colon. Astronave colon. Impostazione. Ricerca. Negozio. Abbiamo ricerca. Ecco, ricerca. Ricerca. 11 ore. A volte non viene letto tutto il messaggio. Ancora c'è un piccolo bug. Comunque, se vogliamo rileggere, poi andiamo indietro. Poi spostiamo il nostro messaggio e ci viene letto di solito. Entriamo in ricerca. Qui. Progetto di ricerca attiva. Strutture residenziali capacità maggiore 1. 11 ore 39 minuti. Ecco. 58 secondi. Il progetto di ricerca. Ci sono vari progetti di ricerca che richiedono comunque tempo e ci hanno dei vantaggi durante il gioco, perché ho avviato questo progetto, ce ne sono. Ospedale costo di costruzione inferiore 2, bloccato. 15% in meno di costi di costruzione per ospedale. 15% in meno di costi di costruzione. Abbiamo vari vantaggi divisi in categorie, abbiamo colonia commerciale e industriale, sono tre categorie diverse di edifici, poi vedremo come funziona. Colonia, chiudi. Andiamo a colonizzare un pianeta. Allora. Livello 4, personaggio. 3, ricerca. 1, impostazioni. Astronave colonia. Spazio mappa. Pianeta deserto Morrison Ursa 12. Colonizzato. Questo è già colonizzato. Pianeta tropicale Alleia Epsilon 71. Colonizzato. La tua nave colonia è qui. Già colonizzato. Pianeta Battone. Double spazio. Pianeta tropicale Dundel. Battone. Double tap to select. Ecco, vediamo, questo pianeta non è colonizzato. Pianeta tropicale Battone. Double tap spazio non scoperto. Andiamo a vedere. Vediamo, spazio non scoperto. Qui queste sono zone dello spazio ancora non scoperte. Quindi andiamo su questo pianeta. Un delta 29, che è il pianeta dove è attualmente attiva la colonia. Dobbiamo completare varie missioni in questo gioco. E vediamo, andiamo qui, in questo pianeta. Viaggiare qui, durata 7 secondi. Viaggiare qui, durata 7 secondi. E andiamo a vedere. Battone. Viaggiare qui, durata 10 secondi. Viaggiare qui, battone. Pianeta tropicale Dundel, battone. Double tap to select. Ecco, stiamo viaggiando. Eccoci arrivati. Spazio non scoperto. Pianeta tropicale Dundel 29, colonia attivo. La tua nave colonia è qui. Perfetto. Viaggiare qui, battone. Dettagli. Dettagli. Pianeta Dundel 29. Sul pianeta, vedete, andiamo. Chiudi. Colonizzazione pianeta in corso. Questo pianeta ha un clima tropicale. Enormi oceani e paesaggi verdi caratterizzano questo tipo di pianeta, su cui è più facile coltivare cibo. Perfetto. Minerali, rara. Qui abbiamo la disponibilità di vari elementi. Minerali, rara. Cristalli, rara. Cristalli, rara. Gas, rara. E gas, rara. Obiettivi, missione. Vediamo gli obiettivi di della missione su questo pianeta. Arriva a 200 coloni. Dobbiamo arrivare a 200 coloni. Raggiungi 7,500 in denaro. E raggiungere $7,500. Ricompense, missione. Ricompensa di missione sono 3 celle energia che ci serviranno poi per avere dei vantaggi durante il gioco. Prosegui. Entriamo nel menu. Eccoci qua.
e siamo sul pianeta. Allora, la prima opzione è torna alla mappa spazio. Questa opzione non è disponibile da subito. Io ho già testato la beta, quindi sono già andato un po' avanti nel gioco. Alla prima partita ci sarà un tutorial che vi spiegherà come fare. Dovete completare alcune missioni. Quindi torna alla mappa. Torna alla mappa spazio. Non è disponibile da subito. Impostazioni. Vediamo un pulsante impostazioni. Possiamo usarlo per andare nel menu che non ho visto prima. Nelle impostazioni. $1,500. 1500 dollari, quindi quanti soldi abbiamo al momento? Più 0 per minuto. Più 0 per minuto. Non stiamo guadagnando nulla per minuto. Inizieremo a guadagnare quando avremo dei coloni sul nostro pianeta. 0 coloni. 0 coloni, infatti non ne abbiamo. 0 disoccupati. 0 disoccupati, non abbiamo ancora coloni. Sfera del tempo non attiva. Sfera del tempo non attiva, questo serve per velocizzare il gioco. 30 c'è l'energia. Negozio. Il negozio che possiamo acquistare sia c'è l'energia che altre cose. Boost slot 1, non attivo. Boost slot 1, con i boost possiamo attivare i boost che serviranno per avere dei vantaggi. Proviamo, entriamo. C'è l'itto boost. Investimento in denaro. Ricevi un introito di 1,000 soldi al minuto. Per 15 minuti. Per 15 minuti. Questo è. C'era. Questo, i boost erano presenti anche in Crafting Kingdom. Bonus risorse. La raccolta di minerali. Cristalli e gas è aumentata del 30% per 15 minuti. Quindi andiamo a vai boost. Esplorazione, costruzione ottimizzata. Watch button. Annulla. E possiamo raddoppia vedere la durata del tuo boost per sempre. Annulla. Un video button. Per annulla. Avere questi boost. Ecco, base colonna. Indietro. Inesplorata. Inventorio. Missione di stato. Raggiungi 7, arriva a 200. Boost slot 3. Block button. Abbiamo tre boost disponibili, però sono boost bloccati tutti, tranne il primo. Arriva a 200 coloni. Viviamo l'obiettivo della missione. Arriva a 200 coloni. Raggiungi 7, raggiungi $7,500. Missione di stato. Qui possiamo entrando progresso missione. Vedere il progresso della missione in cui missione è stato. Aiuto. Indietro. Abbiamo sempre un aiuto, ecco, se tocchiamo su aiuto. Base ci da, colonia. Ci dice sempre. Ecco. Base colonia. La base colonia è il tuo centro operativo e ti dà accesso al progresso della missione, oltre alle informazioni generali sulla tua colonia. Obiettivi missione. Visita la base della colonia regolarmente per controllare i tuoi progressi nella missione attuale. Ok. Ok. Questo è tutto. Vediamo. Completa, arriva a 200 coloni. Completa gli obiettivi della missione. Completa gli obiettivi della missione. 200 coloni. 0.0%. 200 coloni 0%. Ancora non abbiamo iniziato. 0 di 200. Raggiungi 7,500 in denaro. 1500 dollari di 7,500. Raggiungi ecco, 7, e ci dice quanto soldi abbiamo per quanto ci manca per raggiungere il nostro. Completa. Ed è disabilitata perché non abbiamo completato ancora la missione. Poi, quando sarà abilitato questo pulsante completa, vorrà dire che abbiamo finito la missione, potremo poi guadagnare esperienza e la ricompensa. Base colonia. Aiuto. Indietro. Effetto climatico. Qui siamo nella base colonia, qui abbiamo effetto climatico. Vendita prodotti. Zero coloni. Progresso missione 9. Zero coloni. Un edificio. 7 regioni. Tu ci dici come c'è sulla colonia, comunque vedremo poi. Torna alla mappa spazio. Impostazione più 0 per 0, 0 disoccupato. Step 30, negozio. Arriva a 2, raggiungi 7, missione di stato, inventario. Inventario, vediamo cosa abbiamo nel nostro inventario attualmente. Possiamo vedere cosa abbiamo. Scatola di celle energia, 1. Ottieni all'istante altre celle energia. Scatola di celle energia, questa è una ricompensa giornaliera. Che abbiamo ricevuto, già ricevuto. Proviamo a vedere cosa abbiamo qui. Tocchiamo. Ricevi 5 celle energia, torna alla mappa spazio. E ci è andato, ecco. 5 celle energia, in questa scatola di celle abbiamo adesso, infatti. 0 coloni, 0 disoccupati, sfera del tempo 35 c'è l'energia, prima ce ne avevamo 30, ora 35. Torniamo nell'inventario. Inventario. Se c'è qualcos'altro che possiamo prendere. Chiudi. Boost ricerca 1. Accelera la ricerca attuale per 4 ore. Disabled. Ah, accelera la ricerca attuale, però non è. Denaro 1. Ricevi subito una ricompensa in contanti. Ecco, denaro 1, questa è un'altra ricompensa. Aggiornamento eccellente. Giornaliera che ho ricevuto. Vediamo quanto denaro abbiamo. Apriamo e vediamo quanto. Ricevi 5 dollari, torna alla mappa spazio. Ecco. Impostazioni, premi più 0 per minuto, 5.000 dollari. Siamo già, abbiamo ricevuto. Più 0 per minuto, 6.500 dollari. Tantissimo denaro. 6.500 dollari. 6.500 dollari abbiamo adesso, sono aumentato anche il denaro. Benissimo, perfetto. Sfera del tempo, 30, negozio. Queste ricompense si ottengono, come ho già detto prima, tutti i giorni. Dobbiamo giocare tutti i giorni con il nostro gioco e avremo poi delle ricompense. Più giorni consecutivi, più le ricompense saranno. Raggiungi 7,500 missioni di stato. Inventorio. Inventorio. Chiudi. Disabled. Kit aggiornamento eccellente. Potenzia XP. Button. Doppio. Kit disabled.
Prendiamo un kit di aggiornamento che adesso non possiamo usare. Ecco, Potenza XP, vediamo che cos'è questo. Un altro tempesta aggiornamento che ho ricevuto. Torna alla mappa spazio. Button. Impostazione. 6500 più 0 per minuto. 0 coloni. 0 disoccupato. Sfera del tempo non ha 35 c'è l'energia. Negozio. Boost slot 1. Boost. Arriva a 200 coloni. Raggiungi 7 di missione di stato. Inventorio. Base colonia. Livello 1. Ok. E adesso inventorio. Button. Quindi mi ha dato anche esperienza. Vediamo se c'è qualcosa che posso usare. Button. Potenza XP 1. Ricevi subito il 20% di XP per il prossimo livello. Ah, ecco, il 20% di XP per il prossimo livello. Ne abbiamo un altro. Ecco, prendiamo un altro. Per usare questo articolo, torna alla mappa spazio. Ecco. Quindi nel prossimo livello avrò più esperienza. Riceverò più esperienza. Boost slot 1. Boost slot. Arriva a 200 coloni per missione di stato. Inventorio. Adesso vediamo come si colonizza. Inesplorate regioni, queste sono le regioni inesplorate. Per esplorare la regione ho bisogno di, comunque di soldi e anche richiede un certo tempo. Inesplorata gas, questa regione inesplorata, e mi dice che c'è del gas in questa regione inesplorata, quindi potrebbe servirmi, per ora no. Inesplorata regione vuota. Vedete quante regioni ci sono. Qui c'è una regione vuota, ecco, ci sono alcune regioni vuote. Ecco. Qui c'è una regione vuota, possiamo già costruire. Vediamo, entriamo e costruiamo. In questo caso, aiuto, indietro, scegli una categoria di edifici. Possiamo scegliere tra le categorie di edifici, diciamo, colonia, commerciale industriale, o industriale. Noi scegliamo colonia. Scegli edificio. E scegliamo, aiuto, indietro, strutture residenziali. Struttura residenziale per i nostri coloni. Strutture residenziali, button. Double tap to select. Parco comune, strutture residenziali, button. Double tap to select. Entriamo qui, ovviamente ha un costo. $86.07. Se non vi leggete tutto il messaggio, provate a cliccare verso l'alto o verso il basso, così vi rilegge il messaggio. Quindi abbiamo un costo e anche un tempo in 7 secondi. Entriamo qui e costruiamo il nostro strutture residenziali 7 secondi immanente. Strutture residenziali. Ok. Strutture residenziali. Ecco, costruzione terminata. Non collegato, 1 di 50 coloni. Perché non collegato? Perché noi poi dovremo collegare queste strutture residenziali a un magazzino per il cibo, perché dovranno mangiare i nostri coloni, giusto? Aggiorna edificio, cibo. 3.0 per minuto per colono. 3.0 per cibo. Aggiorna 100. 1 di 50, non collegato. Indietro. Torniamo indietro. Strutture, vediamo cosa possiamo mettere. Inesplorata. Sentite questo? Regione vuota. Questo, ecco, questo suono vuol dire che c'è un errore, che non funziona ancora come dovrebbe, infatti manca di cibo in questo caso. Regione vuota. Qui c'è una regione, un'altra regione vuota, vediamo cosa possiamo costruire. Regione vuota, aiuto, India, scegli una colonia. Commerciale. Sotto colonia. Scegli edificio, aiuto, India, strutture residenziali, button, parco comunitario, $13.500, 2 minuti 42 secondi. Questo parco comunitario costa tantissimo, non abbiamo soldi per costruirlo. L'ospedale costa anche lui moltissimo. Parco comunitario, ospedale, 31 31 mila dollari. Quindi torniamo indietro. Costruiamo ora commerciale, industriale, commerciale, industriale. Una, scegliamo industriale e costruiamo. Aiuto, indietro, fattoria idroponica, $100, 10 secondi. Una fattoria idroponica per produrre del cibo. Costruiamo. Sito costruzione, fattoria idroponica 10 secondi immanenti. Aspettiamo. Fattoria idroponica. Ecco fatto. Aiuto, indietro, non collegato. Costruita. Aggiorna edificio, collegati. 0 di 1 connessione in uscita. Ora, non collegato, indietro. Ci serve un magazzino. Fattoria idroponica 1, regione vuota. Button. Per inesplorata, regione metterci vuota. Il cibo. Button. Regione vuota. Scegli una categoria, colonia, commerciale. Lo andiamo ancora su industriale, commerciale. Su commerciale, andiamo su commerciale. Scegli in questo caso, vediamo. Indietro, magazzino, 100 button, complesso commerciale, button, double porto commerciale, button, double tap to select, magazzino. Il magazzino. Double tap to select, sito costruzione, magazzino 10 secondi immanente. Ecco fatto. Aiuto.
aspettiamo. Ecco fatto, costruzione terminata. Ora dobbiamo collegare la fattoria. La fattoria al magazzino, quindi andiamo in una fattoria. Aiuto, indietro, non collegato. Aggiorna edificio. Cerchiamo collegati. Button, connessione in uscita. E mettiamo chiudi, connessione in colleghiamo 0 di 1 connessione. Selezionare edificio obiettivo per selezionare edificio obiettivo. Magazzino 1. E mettiamo magazzino 1. Collegato. Ed ecco che la fattoria è collegata al magazzino. Magazzino 1, cibo. Ora dobbiamo collegare il magazzino alla nostra struttura residenziale che abbiamo costruito prima, per fare in modo che i nostri coloni possano mangiare. Quindi andiamo nel magazzino. Aiuto, indietro, 2 di 5, aggiorna edificio, 2 di 50 cibo. Vedete che già indietro, 2 di 50, aggiorna, 2 di 50, aggiorna, vendi. C'è del cibo. Seleziona prodotto, collegati. Ci colleghiamo e ci colleghiamo alla nostra selezionare di strutture residenziali. Strutture residenziali, livello 1. Collegato. Ecco fatto. Magazzino 1, cibo, livello 1. Ora, se andiamo a vedere, andiamo sul nostro all'inizio dove c'era. Ecco, i nostri soldi sono 6216 più 4 al minuto, perché stanno arrivando dei soldi ai nostri coloni. 13 coloni. 14 coloni. Vedete che i coloni stanno aumentando? 0 disoccupa, 16 coloni. Vedete, 16 coloni, se mi sposto a destra e poi a sinistra. I coloni stanno aumentando perché c'è del cibo a sufficienza e stanno aumentando i coloni. 0 disoccupa, 21 coloni, 0, 30, negozio, 35 c'è l'energia, 0, 23 coloni, più 11 per minuto, 6.220 dollari. I dollari aumentano. 3, negozio, boost slot, arriva a 200, raggiungi 7,500. Come posso fare per avere più soldi? Posso, per esempio, inesplorata, 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 struttura residenziale 1, fattoria 1, magazzino 1, inesplorata. Qui c'è una regione inesplorata, adesso la esploriamo e vediamo cosa possiamo fare. Inesplorata. Aiuto, indietro. Questa regione non è ancora stata esplorata. La puoi esplorare per scoprirne di più. Ok, 50 esploriamo. Dollari. 50, costa 50 dollari. 10 secondi. E ci si mette 10 secondi. Esploriamo la regione. Esplora. In esplorazione 10 secondi rimanente. Ecco. Aspettiamo. Ecco fatto. Ok, questo suono ci fa capire che la regione è esplorazione completata. Scegli una colonia commerciale. Costruiamo, in questo caso, industriale. Andiamo in commerciale, costruiamo complesso commerciale. Un complesso commerciale. Sito costruzione, complesso commerciale, 15 secondi rimanente. Che servirà per guadagnare dei soldi extra. Nessun compito, 0 dollari per minuto. Scegli compito. Scegli compito, scegliamo. Complesso commerciale, aiuto, indietro. Investimento a breve termine, 450 dollari per minuto. A breve termine? Investimento a medio termine, 75 dollari per minuto, 2 ore. Investimento a lungo termine, 54 dollari per minuto, 6 ore. Ecco, più il tempo aumenta, meno dollari guadagnerò a minuti. Io ora faccio double tap to select. A breve termine, quindi guadagnerò subito più soldi. Complesso commerciale. Ecco fatto. Complesso commerciale. Andiamo a vedere. Qui, sopra. Arriva a 200 coloni. Torna alla mappa spazio. Impostazioni. 6104 dollari. Più 475 per minuto. Ecco, vedete, guadagno, ecco. Se voi se vi spostate su e giù con il flick su e giù, vi spostate nei vari settori, nei vari punti dello schermo. Torna per spostarsi più velocemente, no? Missione. Base colonia. Lì. La base colonia. Base colonia. Lì. Inesplorata. Regione. Base colonia. Lì. Se noi andiamo nella nostra base colonia, adesso vediamo che cosa. Aiuto, qui. Indietro, effetto climatico, vendita prodotti, 50 coloni, 5 di progresso missione, 50 battone, 50 coloni, 5 edificio, 8 regioni. Ecco, 50 coloni, 5 edifici, 8 regioni. Ora io ho bisogno di più coloni. Indietro, base colonia. Una cosa, attenzione, perché più coloni avete, più cibo avrete bisogno di più cibo, quindi dovete costruire più fattorie. Fattoria idroponica 1, livello maximo 1. Oppure cosa possiamo fare? Strutture residenziali 1, button. Se vogliamo aumentare la capacità dei nostri edifici, possiamo anche usare il kit di aggiornamento. Indietro, 50 di
aggiorna edificio. Quindi questo è aggiorna edificio. I titoli di aggiornamento si guadagnano con le missioni o le ricompense giornaliere. Ecco, vedete, aggiornandolo possiamo aumentare i coloni. Aggiorna questo edificio a livello raro. Un'occhietta aggiornamento eccellente. Uno nell'inventario. 100 coloni. Oppure, o livello raro, nell'inventario ho solamente un kit. Aggiorna questo edificio lì. Double tap to select. Aggiorna questo edificio. Mi dà più coloni. Ora io aggiorno questo edificio a livello. Questo edificio è. Aggiorna questo edificio lì. Aggiorna questo edificio lì. Livello raro. Adesso infatti posso, stanno aumentando i coloni, diventano 100. 156 di 100 coloni. Perché ho aggiornato a livello raro con un kit di aggiornamento che avevo nell'inventario e posso adesso avere già in una sola struttura residenziale 61 di 100 coloni. 100 coloni e non più 50. 100.0 63 di 100 indietro. Strutture residenziali inesplorate. Ecco. Ovviamente più coloni ho più guadagnerò. Se infatti adesso vado qui nella parte alta del nostro schermo. I soldi ne aumentano. $7.455 77 coloni. Ecco. 27 di 78 coloni. 28 di 78 coloni. I coloni stanno aumentando. 79 coloni. 30 disoccupati. Ci sono 30 coloni disoccupati e. Vediamo cosa possiamo. In questo caso mettiamo un'altra struttura residenziale per avere ancora più coloni. Esploriamo un'altra regione. $100. 12 secondi. Esplora. In esplorazione 12 secondi rimanenti. Non arrivare a 200 coloni, quindi ho bisogno di un'altra struttura residenziale. Aiuto. Scegli una colonia. Scegli edificio, aiuto, indietro, strutture residenziali, $214, 18 secondi. Ecco, vedete che per una struttura residenziale in più, abbiamo, costa di più di prima, ha aumentato anche il prezzo. $214, sito costruzione, strutture residenziali, 18 secondi rimanenti. Un'altra struttura residenziale. Aspettiamo. Ok. Schermo, aiuto. Indietro. Non collegato. Ora. Indietro. Strutture colleghiamo con magazzino, fattoria, al magazzino precedente questa struttura residenziale. Vediamo se possiamo. 0 di 5, aggiorna edificio. 0 di aggiorna, vendi. Seleziona prodotto collegati. 1 di 4 collegati. Sì. Button. Connessioni. Chiudi. 1 di 4 connessioni. Strutture residenziali. Button. Selezionare edificio. Strutture residenziali. Button. Colleghiamo la struttura residenziale 2. Ok. Magazzino 1. Cibo. Livello 1. Complesso commerciale 1. Livello magazzino 1. Cibo. Button. Vediamo i coloni. Si aumentano. Arriva 2. Torna alla mappa. Torna alla mappa. Impost 8.479 per 58 coloni. 9 di 59 coloni. 9 disoccupato. 58 coloni. Più 58. Vedete, coloni. In questo caso i coloni non sono al massimo, sono diminuendo perché coloni. Non c'è abbastanza cibo per tutti. In questo caso io posso costruire un'altra fattoria. Fattoria idroponica 1. Button. Ma connesso commerciale 1. Strutture residenziali. Regione vuota. Strutture residenziali 2. Errore. Non abbastanza cibo. Regione vuota. Vedi, mi dice non abbastanza cibo, quindi mettiamo un'altra fattoria. Aiuto. Scegli una categoria di colonia. Commerciale. Industriale. Industriale, facciamo fattoria. Fattoria idroponica. Sito costruzione, fattoria idroponica 25 secondi rimanente. Esatto. Costruiamo la nostra fattoria. Aspettiamo. Aiuto, indietro, questo edificio è in costruzione. Annulla, fattoria idroponica. Ok. Aiuto. Ora colleghiamo questa fattoria al nostro connessioni usci chiudi connessione 0 di 1 selezionare edificio magazzino 1 magazzino collegato fattoria idroponica 2 struttura connesso commerciale 1 magazzino 1 cibo
Vediamo se adesso i coloni aumentano. Torna alla mappa spa. Info 7800 più 34, 70 coloni. Più 35 per minuto. 72 coloni. 0 disu, 74 coloni. Non disoccupato. Ok, stanno 76 coloni. Aumentando i coloni, quindi cibo non ne abbiamo. 30, 80 abbastanza. Coloni. 5 disu, 80 coloni. Più 82 coloni. 9 disu, spara di un po'. 84 coloni. Più 42 vedete che i doll aumentano sempre di più anche i nostri soldi. 92 coloni. 17 disoccupato. 94 coloni. 21 disoccupato. 96 coloni. 23 disoccupato. 98 disoccupati. 98 coloni. 100 coloni. 102 coloni. Ecco, aumentano i coloni sempre di più. 100, 102. 29, 104 coloni. 104. Più 52 per minuto. 108 coloni. Aumentano anche i. Possiamo poi costruire anche altri edifici. Per esempio. Fattoria idroponica. Magazzino 1. C. Battone. Strutture residenziali. Possiamo costruire estrattori di minerali o di cristalli e poi per fare altre per poi vendere dei prodotti. Attenzione a non costruire però le industrie, quindi o estrattori di minerali o fabbriche o cristalli vicino alle strutture residenziali, perché in questo caso se voi mettete edifici inquinanti come può essere un estrattore di minerali, di metalli o di cristalli, ovviamente le persone non andranno più a abitare molto volentieri vicino a queste industrie, quindi diminuirà il numero di coloni che potrà ospitare la struttura. Potete quindi attenzione a dove costruite e potete poi controllare quanti coloni avete. Se vedete che i coloni diminuiscono, significa che avete costruito l'industria vicino a una struttura residenziale. State sempre attenti a dove costruire. Inesplorata, regione vuota, inesplorata, vediamo quanti coloni abbiamo. Impostazione, 8000 più 66 per minuto, 130 coloni, 129 coloni, ecco. 129 coloni, 53, 128 coloni. 52, spera del tempo, non ha 3, nego, bosta slate 2, i coloni stanno diminuendo ancora. Inesplorata, fattoria idroponica, magazzino, connesso commerciale 1, strutture residenziali, fattoria idroponica 2, regione vuota, inesplorata, strutture residenziali 2, vediamo di mettere. Missione di stanza, raggiunge, arriva a 200 coloni, bosta slate 3, negozio, 35 c'è l'energia, spera del tempo, 41 disoccupato, 116 coloni, 40 disoccupato, 115 coloni, 40, 3, negozio, vediamo. Ci vogliono anche un po' di soldi nel nostro complesso commerciale. Indietro, nessun compito scelto. Scegli compito, aggiorna edificio. Bosta edificio, bosta edificio, scegli compito. Complesso commerciale, indietro, investimento a breve termine. Complesso commerciale. Ecco. Complesso, aiuto. Ci vogliamo ancora un po' di soldi. Complesso commerciale, magazzino 1. Raggiungi 7,5, arriva a 200 coloni. Bosta slot 3, negozio. 35 c'è l'energia, sfera del tempo, 40 disoccupato, 116 coloni, 41 di 115 coloni, 40 disoccupato, 115 coloni. Ora dobbiamo inesplorata, strutture residenziali 1, battone, fattoria idro. Controlliamo complesso commerciale, strutture residenziali 2, battone. Quanti coloni abbiamo in strutture residenziali? 100.0, 16 di 50 coloni, 115 di 50, 100, aggiorna edificio, cibo, 3.0 per minuto per 48.0 per minuto totale. 1 di 2 connessioni in ingresso, ecco. 48.0 per 1000 prodotti in ingresso. Abbiamo bisogno di ancora più cibo. Aggiorna edificio 100.16 di 50 coloni. 100.0 per 100. Battone. Aggiorna edificio 115 di 50 coloni. 100.16 di 50. Indietro. Aiuto. In questo caso possiamo. Strutture residenziali. Aiuto. Indietro. Strutture residenziali. Fattoria e regione. Aggiornare per esempio il nostro magazzino. Intanto. Strutture del complesso commerciale. Magazzino 1. Cibo. Battone. Magazzino 5. Indietro. 0 di 50 cibo. Aggiorna edificio. Vedi. 0 di 50 cibo. Aggiorna edificio. Andiamo a aggiornare l'edificio e il magazzino. Vediamo un po'. Questo edificio è di livello normale. Capacità 50. Possiamo aumentare la capacità del magazzino. Aggiorna questo edificio a livello superiore. Un'occhiata aggiornamento superiore. 4 nell'inventario. Capacità 75. Aggiorna questo edificio a livello raro. Un'occhiata aggiornamento eccellente. 0 nell'inventario. Capacità. Aggiorniamo quindi a livello. Da volta questo edificio. Aggiorna questo edificio al button. Da volta to select. Aggiorna questo edificio al button. Da volta to select. Ecco. Bene. Livello nuovo edificio on. Superiore. Superiore. Magazzino 1. Cibo. Livello 2. Complesso commerciale. Strutture residenziali 2. Battone. Magazzino 1. Cibo. Battone. Fattoria idroponica 1. Livello 1. Ecco fatto. Quindi adesso il magazzino potrà contenere più cibo. E quindi. Nego 35 c'è l'energia. Energia
i coloni avranno sfera del tempo non ha 40 disoccupato, 116 coloni, 116 coloni, 40 disoccupato, 115 coloni, 41 disoccupato. Ecco. 116 coloni. Arriva 200, raggiungi missione inventario, base colonia. Abbiamo una regione inesplorata con un lago e una regione con i minerali. Il lago dà dei vantaggi, vediamo che vantaggi dà il lago. Cominciamo ad esplorare questa regione. 450, 14, esplora, esplora. In esplorazione 14 secondi rimanente. Vediamo un po'. Lago. Schermo oscurato. Aiuto. Ecco il lago. Cibo alle fattorie vicine. Questo effetto può essere aumentato con l'abilità acquedotti automatici. Produzione cibo più 35%. Produzione cibo. Ecco il lago. Lago. Dà la possibilità di avere più, di produrre più cibo alle fattorie vicine al lago. La regione indietro. Lago. Ecco fatto. Quindi controllate sempre anche le regioni vicine. Più 507 per minuto. 115 coloni. 40 disoccupato. Ora vediamo come si inesplorata, proviamo regione inesplorata, lago inesplorata, inesplorata regione batton, lago inesplorata, inesplorata regione minerali, vediamo un po' inesplorata, proviamo a costruire $200, 16 secondi esplora, in esplorazione 16 secondi, proviamo a costruire un estrattore di metalli. Questo sta esplorando la regione. Industriale, costruiamo. Fattoria idroponica, estrattore metalli. Estrattore metalli. Sito costruzione, estrattore metalli, 30 secondi rimanente. Ecco fatto. Tempo, vedete, ecco fatto. Aiuto, indietro, non collegato. Aggiorna edificio, non aiuto, indietro. Ecco fatto. Ecco, ora abbiamo costruito l'estrattore di metalli. Poi dobbiamo poi costruire un magazzino per contenere questi metalli. Quindi lo costruiamo. Aiuto, 250, 18 secondi. Esplora. In esplorazione 18 secondi rimanente. Vedete che aiuto, aiuto, indietro, ho costruito il magazzino, commerciale, quindi costruiamo colonia, industriale, magazzino, commerciale, scegli edificio, indietro, magazzino, magazzino, sito costruzione, magazzino 25 secondi rimanente. Aiuto, indietro, questo edificio è in costruzione. Annulla, annulla, questo indietro, aiuto. Ecco, aspettiamo. Sito costruzione. 10 secondi rimanenti. 10 secondi rimanenti. Magazzino. Ecco fatto, costruito. Aiuto. Indietro. Adesso colleghiamo lago. Estrattore di metalli. Metalli 1. Al magazzino. Indietro. Aggiornare collegati. 0 di 1 collegati. Connessione più con 0 di 1. Selezionare edificio. Magazzino 2. Nessun button. Collegato. Ecco fatto. E adesso estrattore di metalli 1. Estrattore di metalli produrrà il prodotto e il metallo lo metterà nel magazzino. 116 coloni, 15 disoccupati, 115 coloni, 16 disoccupati, 116 coloni, 15 disoccupati, 115, arriva a 200, raggiungi 7 di e questo è il nostro Galactic Colonies. Poi comunque si possono costruire altri edifici, comunque è così che funziona, insomma, così è il gioco. Direi che è molto interessante. Potete
completare le missioni che diventeranno sempre più difficili, potete esplorare i vari settori, questo è il secondo settore, poi quando il settore è completato si passerà al successivo. Non ho ancora trovato la stazione spaziale per aggiornare l'astronave, la colonia, e poi potranno viaggiare più velocemente, colonizzare più pianeti contemporaneamente. Comunque, complimenti agli sviluppatori. Questo è l'esempio di un gioco per tutti, vedenti e non, reso accessibile, noi possiamo giocare esattamente come gli altri. È comunque complesso, non è così semplice. Ci sono molti elementi, ed è per questo, come dicevo prima, che l'accessibilità ci hanno messo un po' a sviluppare l'accessibilità, perché comunque non è semplice fare in modo che le mappe siano accessibili. Ci sono ancora dei bug, se, che comunque potete segnalare agli sviluppatori. Comunque verrà aggiornato spesso, secondo me verranno risolti i bug. Comunque sono sviluppatori che ascoltano sempre gli utenti. Direi che possiamo concludere qui. Spero questo video sia stato interessante. Ringrazio come sempre chi mi segue, vi ricordo il gruppo Telegram Apple VoiceOver e vi do appuntamento alla prossima. A presto!